Questa sera presentiamo Resistere, voci e volti dalle aree interne ed è un saggio che raccoglie gli articoli di approfondimento che ho scritto per Officina dei giornalisti sul tema delle aree interne, le buone pratiche e storie, insomma esperienze che raccontano come si vive nelle aree interne ma anche le buone opportunità che ci sono per far rinascere questi territori. È un libro insomma, che nasce da un percorso molto, molto lungo, perché gli articoli insomma, sono stati pubblicati nell'arco di circa 2 anni e poi c'è stata la decisione appunto di intraprendere questo percorso e raccoglierli in questo volume che vuole essere proprio un omaggio anche a chi ha deciso di restare in questi territori, di creare anche delle opportunità, ma anche dei buoni esempi per le aree più marginali del paese. Con il suo stile di vita autentico, con la sua penna altrettanto, ci ha regalato sempre dei bei momenti, delle grandi riflessioni. Quindi sicuramente questo libro che vorrei leggere quanto prima possibile, è ancora una sintesi, è un inizio, io direi ad maiorem. Diamo adesso la parola al presidente dell'antropologo Mario Petracchia per un saluto. Allora, buonasera a tutti, e a rappresentanza dell'Associazione Turistica e Culturale Toro di Roma, do il benvenuto a tutti i partecipanti e in particolare agli ospiti esterni e al direttore della casa editrice. La Provolone, che per statuto fa promozione turistica con l'obiettivo di valorizzare e migliorare le risorse ambientali, paesaggistiche, artistiche, culturali, le tradizioni e i prodotti tipici locali, con orgoglio e immenso piacere si è fatta promotrice della presentazione del libro Resistere di Miriam Leopoldo, vicepresidente e attiva collaboratrice della Provolone, con orgoglio per noi averla come socio della Provolone. I temi trattati da Miriam nel suo libro sono di grande attualità e mirano a raccontare e sensibilizzare le opinioni pubbliche e le istituzioni sui reali problemi delle aree interne e dei piccoli comuni fortemente svantaggiati e martoriati dallo spopolamento e l'emarginazione, al fine di favorire e stimolare la resilienza, l'inclusione e la coesione territoriale. Grazie a Miriam per questi spunti, siamo lieti di averti nella nostra prova. Ovviamente ringrazio nuovamente tutti i partecipanti e passo la parola ai relatori che entreranno poi nel merito del lavoro e di tanta fatica e sacrificio a Miriam. Questo è l'inizio di una grande carriera di scrittrice. Grazie a tutti. Buona serata intanto a tutti voi e benvenuti. Benvenuti a questo evento qui a Durone, dove un amico poco fa mi diceva: si fa cultura a Durone in più di una giornata. Bello, mi ha detto. È così, amici, è bello. E allora benvenuti per la presentazione di questo saggio di Miriam Leopoldo sulle aree interne, che intanto lasciatemelo dire, ha una fine originalità già nel titolo, in cui si afferma che cosa? La necessità di resistere ai seri problemi presenti su territori da tempo abbandonati dall'inadeguatezza della politica e delle amministrazioni locali. Per fare che cosa? Per trovare, secondo me, le risorse, le opportunità, i criteri operativi e le attività economiche capaci di dare, non la speranza, attenzione, non la speranza, ma la certezza di poter vivere proprio in queste zone. Però, e questo che le affermo,
con tutti i diritti previsti per i cittadini dalla nostra Costituzione. Dunque, resistere per esistere è un titolo che è posto lì nella prima di copertina con un grido forte al lettore per un invito ad abbandonare ogni forma di collusione, di rassegnazione, di indifferenza. A che cosa? A quelle che sono le forme attuali di una desertificazione di queste aree interne, ed a lottare perché nascano, attenti, sistemi di coscientizzazione dentro di noi, perché nell'opinione pubblica si possa operare sulle questioni aperte relative a un territorio pervicacemente, lasciatemelo dire, è così, proprio pervicacemente trascurato, e sulle modalità di ricerca di quelle che, secondo Miriam, sono le soluzioni praticabili per uscire dalle difficoltà presenti che viviamo. Il sottotitolo poi, Voci e volti dalle aree interne. In questo sottotitolo si definisce la concretezza di un lavoro inteso a fare che cosa? A dare parola e testimonianza. A chi? A tutti quelli che esprimono idee di progettualità e offrono finalmente, finalmente, esempi di operatività economica. Vedete, da 30 anni la scuola di formazione all'impegno sociale e politico Paolo Borsellino, di cui mi onoro di essere uno dei coordinatori, conduce indagini sulle problematiche delle aree interne ed ha pubblicato diversi volumi per individuarne soluzioni attraverso ipotesi di carattere politico e legislativo, ma soprattutto per il recupero della capacità imprenditoriale autoctona. Noi abbiamo cercato troppe volte il principe azzurro dell'economia che venga dall'esterno. Ecco, Miriam insiste molto su questo nel loro. La ricerca di un'imprenditorialità autoctona del territorio che sia capace di riprendere la via dello sviluppo. Io ho accolto con immensa gioia l'invito di Miriam a partecipare ai lavori questa serata. Innanzitutto perché credo che la cultura, ve l'ho sempre affermato in più di un'occasione, amici di Roma e anche voi che venite dall'esterno, credo che sia uno degli elementi che fondano la ricchezza esistenziale di una persona, soprattutto quando essa associa alla ricerca e alla produzione attiva dei contenuti. Vedete, la ricerca non è consumazione di un sapere altrui. La ricerca è capacità di produzione di idee, di concetti, di ipotesi per migliorare la qualità esistenziale di un territorio. E questo cerca di fare bene. E ciò che è avvenuto in lei, una ragazza che io ricordo come mia alunna nella scuola secondaria di primo grado, e poi con tenacia ha proseguito il suo corso di studi laureandosi in lingue e letterature moderne all'Università degli Studi di Roma Tor Vergata. Dopo la laurea, Miriam ha scelto di tornare a vivere in Molise, come tanti di noi. Sicuramente perché, come molti che siedono qui o che in questi giorni popolano questi paesi, nonostante i problemi, le difficoltà continuano, per fortuna, io dico, ad essere innamorati di questi territori, di queste terre. E Miriam ha iniziato collaborando con alcuni giornali e con qualche emittente televisiva da par sua. Ha ottenuto l'iscrizione all'albo, oggi è una bravissima giornalista pubblicista che voi conoscete perché leggete i suoi pezzi sicuramente. Vedete, con i miei ex alunni io continuo ad avere il rapporto, spero, di educatore e di amico che ho sempre tenuto con loro anche quando esercitavo la mia attività.
e questo avviene ovviamente anche con Miriam, che, e questo è importante, vedete, al centro di questa iniziativa Antonio, non lo so se è una delle prime volte, ma abbiamo una donna. Questa io la ritengo una cosa importante, molto importante. Dicevo che è avvenuto questo mio atteggiamento anche con mia, che è una donna assai apprezzabile per le sue grandi qualità caratteriali, che la conoscete, la vendono dolcissima nelle relazioni interpersonali. Poi Miriam è di una tale bontà che, come si dice qui in questo nostro paese, nella nostra cultura contadina, non sarebbe capace mai di fare del male neppure una mosca. È di una gentilezza non comune, di un'umiltà disarmante, io dico, ma soprattutto di uno spiccato spirito di cittadinanza attiva, che la fa rifuggire da ogni atteggiamento di indifferenza e la porta ad un impegno di carattere sociale e politico nel senso più alto dei termini, che credo debba essere riconosciuto da tutti noi ed apprezzato. Ma Miriam è soprattutto una bravissima pubblicista. Io la seguo e Miriam intelligentemente non si occupa di aspetti cronachistici, ma sceglie appunto un giornalismo di indagine, di ricerca, soprattutto sui fatti che riguardano l'esistenza dei cittadini. Il suo prezioso lavoro qual è? È quello di raccontare storie di vita, di occuparsi di eventi e problemi, di riferire esperienze innovative di lavoro e di stimolare i giovani a crearsi uno spirito di imprenditorialità, come vi dicevo prima, guardando innanzitutto alle risorse che questo territorio ha, che ce le ha le risorse, alla loro utilità per forme di attività capaci non solo di dare gratificazioni personali a chi esercita queste stesse attività e li intraprende, ma di rispondere in modo concreto ad un mercato, Miriam lo sottolinea più di una volta, che deve guardare non ad un consumo spregiudicato, assurdo, ma alla qualità dei prodotti e alla sobrietà della vita. Vedete, Miriam in questo volume bellissimo racconta esperienze esistenziali favolose, narra le scelte economiche, riferisce il coraggio, sì, di chi scommette su lavori difficili, ma, lei lo sottolinea, pieni di serenità e soprattutto di libertà di vita. Analizza problemi, cercando di immaginarne le soluzioni più appropriate, e cerca di definire proposte concrete di ordine culturale, economico, politico e amministrativo. E davvero non è poco, credetemi. Per dare testimonianza ad un territorio e soprattutto ai suoi cittadini, che talora sembrano mancare di fiducia, di soldi, ma soprattutto di impegno e di una capacità rivendicativa di diritti e di servizi che oggi, lo sapete, diventano sempre più fatiscenti. Ma l'invito di Miriam è quello alla cittadinanza attiva. E davvero, credetemi, c'è la sensazione che spesso questa cittadinanza attiva sia carente su questi territori. E allora è bene che con questo volume Miriam cerchi di stimolare questa cittadinanza attiva. Ecco, io credo proprio, amici carissimi, che questo bel saggio di Miriam Iacovantoni, che raccoglie i suoi articoli pubblicati sul giornale telematico Officina dei giornalisti, con cui continuo ancora a collaborare, abbia certamente come finalità principale quella di indirizzare il lettore a riconquistare spazi di impegno attivo nella società, alquanto difficile e problematica delle aree interne, nelle quali molti di noi hanno scelto e continuano a voler vivere. Io ovviamente
ho già espresso all'autrice la mia profonda gioia di docente per un'alunna che raggiunge un traguardo così importante nella scrittura con la pubblicazione di questa sua opera prima. Brava Maria. Ma io credo che in me, ma nei bolognesi, in quanti ti vogliono bene, ci sia questo orgoglio per te. Per quanto esprimi come bolognese, come donna, come giornalista, te l'ho detto, ma adesso te lo voglio ripetere pubblicamente, credo a nome di quanti hanno accolto il tuo invito e sono presenti qui questa sera per esserti vicini, con l'affetto, applaudendo ad un traguardo così importante che tu hai cercato con tenacia e raggiunto con risultati davvero molto eccellenti. Che devo dirti? Ti aggiungo solo gli auguri più cari di un pieno successo per questo tuo saggio. E poi un ad maiore sempre, consentimi di stare che è latino. Perché? Perché sono certo che per te ci sarà un futuro brillante sul piano professionale e come scrittrice. Io termino, amici, senti. Io termino questo mio brevissimo intervento introduttivo ringraziandovi ancora per la presenza, invitandovi all'interesse e all'attenzione per tutto ciò che può essere cultura ed attività sociale sul nostro territorio e rivolgendovi l'invito ad acquistare l'economia, perché vi assicuro si tratta di un saggio di notevole interesse per la progettazione del futuro di queste aree interne. Mi fermo qui, davvero vi ringrazio per l'attenzione e cedo la parola all'editore Marco Marchese, direttore della casa editrice Officine Editoriali di Agrigento, che ci raggiunge da molto lontano. Lui viene dalla Basilicata, a Calabria, scusate, e questo viaggio lo ha intrapreso perché evidentemente come editore e come tutti noi crede molto in questo lavoro di media. Grazie. Io voglio esprimere la mia gratitudine prima di tutto a Don Gino perché ci ospita in chiesa, la nostra comunità, e grazie anche alla Prologo e al presidente della Prologo Petracco, il professore Berardo, e naturalmente la mia gratitudine anche a Miriam per questo bel libro, per questo bel saggio che ha scritto e del quale io sono veramente onorato di essere l'editore. Allora, io come diceva prima il professor Berardo, oggi ho fatto insomma qualche ora di macchina perché vengo dalla Calabria, vivo a Cleto dove ho fondato appunto le officine editoriali da Cleto, però venendo qui devo dire la verità mi sono sentito molto a mio agio perché Cleto è un piccolo borgo e quindi cioè, mi sono trovato a mio agio su queste curve un po' difficili da percorrere, su questi saliscendi, mi sembrava un po' di essere a casa tutto sommato. E sono doppiamente felice perché siete tantissimi, cioè qui c'è l'intero paese in buona sostanza, non capita spesso, cioè nell'ambiente degli editori davvero, cioè quando si fa una presentazione di un libro e ci sono 20 persone, ci facciamo i complimenti, è andata bene, c'è stata gente, quindi voglio dire grazie davvero per la vostra partecipazione, perché nello standard è inusuale, anche perché vedete, soprattutto nelle regioni del sud, e più si va al sud, più questo dato è accentuato. Ahimè si legge poco, i libri non sono amatissimi, no? C'è il famoso detto che si dice sono più le persone che scrivono che quelle che leggono. In effetti io devo dire che in casa editrice di materiale ne arriva tantissimo, veramente tanto. E si fa fatica in ogni caso a divulgare i libri, noi ce la mettiamo tutta, però nel 2019 quando ho fondato le officine editoriali da Cleto, poi è simpatico questo fatto perché
Miriam scrive per le Officine di Giornalisti, ha pubblicato il suo libro in una casa editrice, si chiama Officine Editoriale Cueto. A me piaceva tantissimo mettere questo nome perché piuttosto diciamo di molto spesso gli editori mettono il proprio cognome, no? Sulla, vicino, quindi il cognome editore, eccetera, eccetera. Io invece questo qui non l'ho voluto fare perché ho detto mi interessava mettere Officine perché è nelle officine che le cose si fanno con artigianalità. Ogni tanto si aggiustano pure le cose nelle officine, ci vuole anche arte, ci vuole anche esperienza, ci vuole anche tempo, pazienza per fare le cose. Quindi mi piaceva questo concetto e mi piace anche questo concetto delle officine di giornalisti perché evidentemente corro un po' su questa, corre su questa linea. Cosa vi posso raccontare di questo saggio? Prima di tutto io dico, da tecnico un po' del settore, posso affermare con certezza che uno dei migliori lavori pubblicati negli ultimi anni è che affronta il tema dello spopolamento delle aree interne. C'è anche un motivo preciso perché faccio questa affermazione. Allora, siamo nell'ambito dei saggi. I saggi, io lo dico subito, di solito i saggi sono piuttosto noiosi, cioè uno deve essere appassionato di quell'argomento e allora il saggio diventa una lettura entusiasmante, altrimenti la saggistica è una roba un po' più da esperti. Per quale motivo? Perché di solito lo scrittore o la scrittrice del saggio espone, approfondisce il tema di cui vuole trattare, quindi espone la sua tesi, però è soltanto uno che parla, esponendo la propria tesi. Ecco, io quello che ho apprezzato tantissimo invece nel lavoro di Miriam è che in questo libro invece ci sono la voce di decine e decine e decine e decine di persone che espongono la propria idea, quindi Miriam è diventata quasi più uno strumento per dare voce a queste persone e per approfondire in tutti gli angoli che si sono potuti raggiungere questo argomento importantissimo e che è comune pure a dove vivo io, quindi nel piccolo borgo di Cueto, che è quello delle aree interne e dello spopolamento. Non vi dovete fare scoraggiare, voglio dire, dal tono, perché è importante, però vi do un'avvertenza, che poi troverete anche nella prima pagina del libro. Questo non è un classico libro. Sì, si può anche leggere in modo tradizionale, dalla prima all'ultima pagina, nessun problema. Però, naturalmente, per non farsi scoraggiare dal tono, io vi consiglio invece di andare nelle ultime pagine, nell'indice, perché nell'indice voi trovate la ricchezza degli argomenti che Miriam ha voluto inserire in questo volume. Gli articoli, invece, all'interno sono assolutamente brevi, quindi ogni articolo che poi compone questo volume è una lettura di 5-10 minuti proprio, gli articoli più lunghi, no? E questo qui è molto interessante, quindi è anche utile utilizzare questo libro attraverso l'indice, andare ad individuare gli argomenti che magari in quel momento più interessano e andare poi dopo direttamente alla pagina e andare a leggere quell'articolo. Quindi niente paura se avrete fra le mani un tomo di quasi 432 pagine, sono diciamo tantine, ma non vi dovete assolutamente scoraggiare di questo. Come è nato poi dopo il volume? E con Miriam ci siamo conosciuti qualche mese fa e oggi è la prima volta che ci incontriamo, in realtà è la seconda, però la prima volta non è... Tu hai incontrato i miei genitori. Ah, ecco. Dietro lo schermo ci siamo conosciuti, esattamente. E perché la cosa è nata da una presentazione di un libro che parla diciamo, di un altro argomento fatta a Frosolone. E, quindi io sono venuto più o meno da queste parti anche in passato, recentemente. E allora poi dopo mi contatta Miriam e mi manda questo materiale, io sono saltato subito sulla sedia perché ho detto caspita, ma questo qui sono, cioè prima di tutto entra perfettamente nella linea editoriale della casa editrice, cioè io ho fondato questa casa editrice per passione e ho impostato la linea editoriale sulla
valorizzazione del territorio, valorizzazione dei diritti umani e poi centrare gli argomenti della casa editrice sulla persona. Questo beh, rientra, poi ho cominciato a leggere, ho vestito benissimo. Poi ho visto un argomento, ed è un argomento che è molto caro anche a me, perché anche dove vivo io ci sono naturalmente le aree interne e ci sono esattamente tutti i problemi che ci sono qui a Bologna e in tutti i paesi delle aree interne in via di spopolamento. Però vi posso dire una cosa, io fino a 7 anni fa vivevo in un comune, il mio comune di origine, sul mare, poi me ne sono andato in collina a Cleto, di 9.000 abitanti. Dal punto di vista pratico, tecnico, cioè non mi mancava assolutamente nulla. Allora perché 7 anni fa ho deciso di andare a vivere in questo borgo di 1.200 abitanti con un centro storico dove, bellissimo peraltro, due castelli, cioè dove ci abitano una decina di persone nel centro storico e poi naturalmente nelle contrade, la famosa parte nuova, voglio dire, del paese, però un paese piccolino di 1.200 abitanti. Perché mi sono accorto che nonostante tutti i problemi che ci sono, tutte le mancanze che ci sono, tutte le deficienze della politica, in queste zone c'è una qualità della vita altissima. Chi ci vive da sempre forse fa fatica ad accorgersene, ma chi invece viene da fuori se ne accorge. Che cosa intendo per qualità della vita altissima? Cioè, andare in un paese dove praticamente tutti ti dicono buongiorno, ma aggiungono buongiorno Marco, preziosa, perché significa che c'è un contatto, una relazione umana che comunque in centri più grandi tu non lo trovi. Dove? Figuriamoci, voglio dire, nei paesoni più grandi oppure in città dove non ti conosce nessuno e tu sei un signor nessuno che cammina su un marciapiede e non ti si tira nessuno perché, voglio dire, si fa fatica pure ad alzare la testa a dire buongiorno alle persone. E piccoli porti non è così. In più la solidarietà, ma sapete cosa mi è accaduto quando io sono arrivato a Cleto? A Cleto entro a casa nuova il 19 di dicembre di 7 anni fa, 7 anni a dicembre, quindi fra qualche mese. Su fra Natale e Capodanno i miei vicini di casa hanno fatto il pane e mi è arrivata una bella pagnotta di pane. Cioè questo qui è un gesto che io ho veramente apprezzato tantissimo, anche perché voglio dire, cioè, regalare il pane è uno dei regali più belli del mondo, diciamo la verità, questo è, voglio dire, mi ha scaldato il cuore. Vado in comune e devo andare negli uffici a fare quelle cose pratiche, no? Ti devi registrare perché poi devi pagare l'acqua, la spazzatura, e non sapevo dove andare, cioè ho 2 piani. Sulle scale incontro un signore anziano, mi guarda un po', capisce che è un attimo, diciamo, sorprende difficoltà, mi dice, scusi, ha bisogno di aiuto, può dirmi? E tu sì, guardi, c'è un ufficio tributi, vengo e te l'accompagno. Poi si è qualificato quando siamo arrivati in ufficio, il sindaco, chapeau, il sindaco, lo incontri nelle scale, ti vede che sei in difficoltà e ti accompagna pure nell'ufficio. Sono piccoli esempi, poi dopo è il complesso che fa, voglio dire, il di più, no? Quello che ti cattura. E quello che mi piace dei piccoli borghi, dei piccoli paesi, è questo, è quello che io chiamo qualità della vita altissima. È la relazione che tu riesci ad intrecciare con le persone. Allora, dobbiamo essere a questo punto arrabbiati, ma con chi? Con la politica, naturalmente. Con la politica, perché in tutti questi borghi in via di spopolamento, come osserva Miriam nel suo saggio, la carta costituzionale è messa sotto i piedi. Questa è una responsabilità della politica, perché se è vero che esiste l'uguaglianza dei cittadini da Trieste fino a Pantelleria, ok, cioè non si capisce per quale motivo non si riesce ad investire su quello che mancano alle piccole comunità e che sono soprattutto i servizi. Cioè, ma diciamone una, io non so se voi avete, credo, ho il sospetto che avete un ufficio postale che funziona a giorni alterni. Cioè, ma perché? Ma questa qui è un'azienda cioè un'azienda
privatizzata, ma a partecipazione pubblica, e fa degli utili straordinari. Cioè, io non capisco perché l'ufficio postale in tanti piccoli centri deve restare aperto a giorno e notte, la posta deve arrivare una volta a settimana. Cioè, perché non si investe sulla viabilità per far conoscere questi borghi che hanno dei centri storici, che sono dei gioielli, uno più bello, più belli degli altri? Cioè, voglio dire, a Venezia la città è assassinata, ora per entrare assassinata dai turisti, vabbè, che è una città bellissima. Gli Uffizi a Firenze non sanno come fronteggiare, voglio dire, le persone devono andare a vedere gli Uffizi, che ne vale sicuramente la pena. Roma è una città che a causa dei turisti ha mille problemi, oltre ai mille problemi loro, però alla fine cioè, la promozione turistica si riduce sempre ai soliti posti, e tu ti riduci che a Venezia adesso, se vuoi entrare in città, devi pagare un ticket, che è pure caro, okay? per entrare in città, attenzione. Allora, non capisco, siccome noi abbiamo tutti questi borghi da nord a sud d'Italia, questa incapacità della politica che fa fatica a fare la promozione del territorio, a fare una viabilità decente, ad offrire i servizi, perché penso che pure da queste parti ci sono problemi, che ne so, con la guardia medica, con l'ospedale, con i servizi sanitari, con, per andare a fare una visita medica, eccetera, 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 eccetera. Ecco, allora, concludo. L'importanza di questo saggio serve da una parte per prendere ancora una volta di più coscienza in un quadro di insieme, ok, di tutti questi problemi, e magari fare pure la persona indignata e magari incominciare a fare pure delle dimostranze rispetto alla politica. Dall'altra parte invece troviamo tantissimi segnali di speranza, perché in questo comune ci sono le voci dei resistenti, è da lì che viene fuori, voglio dire, il titolo, i resistenti che invece con caparbietà sono rimasti sul territorio e che hanno voluto far crescere le proprie imprese, continuare a fare cultura, continuare a vivere questi borghi che sempre di più si stanno spopolando, ed è davvero un peccato. Così come, cioè, mi è caro il libro, perché anche io ho fondato la casa editrice, voglio dire, in un posto disagiato da questo punto di vista. Vi do l'ultimo dato, ritorno a dati, diciamo, un po' più editoriali. Al sud, dicevo, si legge poco, pochissimo. In Calabria e in Sicilia sono le due regioni che in termini di letture siamo più indietro possibili. Andiamo al dato concreto. Nel 2021 solo il 20% della popolazione, al netto delle attività curriculari, cioè attività curriculare, ha acquistato, letto un libro nel corso del 2021. Al netto dell'attività curriculare significa mi devo comprare un libro, perché per la mia professione devo fare un aggiornamento, mi sono costretto. Cioè, al netto di chi è costretto a comprare un libro, solo il 20% ne ha letto uno, ok? La situazione si ribalta nella provincia autonoma di Bolzano. Qualcuno poi mi dice, vabbè, allora tu perché non l'hai aperto la casa editrice? Perché la provincia autonoma di Bolzano è esattamente l'opposto. Nel 2021 l'80% delle persone hanno acquistato almeno un libro al netto dell'attività curriculare. E che la casa editrice l'ho voluta aprire proprio nella mia Calabria, perché io poi sono uno che ha lavorato pure fuori ed è ritornato in Calabria, proprio perché sono in luoghi dove ce n'è più bisogno. E qui al sud che noi dobbiamo moltiplicare le iniziative culturali di qualsiasi genere, non soltanto i libri. I libri sicuramente, ma anche il cinema, le manifestazioni musicali di qualsiasi genere, le rappresentazioni teatrali, tutto quello che sta nel paniere che noi chiamiamo cultura. Perché qualcosa ti lascia sempre, sempre in ogni caso. Una lettura, e adesso a proposito, per agevolare anche la lettura, io mi sono riproposto nelle prossime settimane, anche nei prossimi mesi, di digitalizzare e far narrare tutto il catalogo dei libri dell'Officina Editoriale del Trento.
perché ho notato una cosa, ho fatto una ricerca sui clienti della casa editrice, siccome noi facciamo distribuzione diretta, quindi non siamo presenti nelle librerie con i distributori nazionali, non vi tedio nello spiegare i motivi e i problemi della distribuzione italiana editoriale, no? Cioè, se entrate in libreria, fateci caso, cioè librerie indipendenti ne sono rimaste pochissime. Tutte le librerie adesso, quasi tutte, fanno parte di catene, grandi catene, che di solito appartengono a gruppi editoriali. Questa è una grande anomalia. Entrate nella libreria, provate ad entrare in 5 librerie diverse, guardate il banco delle novità, ci sono sempre gli stessi nomi, gli stessi titoli, non va bene. Non va assolutamente bene, perché le librerie piccole sono state distrutte dalla grande distribuzione e dalla distribuzione, per esempio, di Amazon, ok? E quindi il libraio non fa più il suo mestiere, perché chi gestisce queste librerie deve rispondere a delle logiche di marketing, a delle logiche economiche, e si vendono e si mettono sul banco delle novità i libri con le firme che vendono più copie. Anche questo purtroppo non va bene. Allora, noi che facciamo distribuzione diretta, ho fatto una ricerca veloce tra i miei clienti e abbiamo scoperto una cosa bellissima: circa il 60% dei clienti della casa editrice che acquista un libro è la prima volta che lo fa. Cioè, la prima volta che lo fa, o almeno la prima volta che lo fa da tanto tempo. E questo mi incoraggia perché dico, se noi riusciamo ad avere un contatto diretto con i lettori, incoraggiamo le persone a leggere, stiamo facendo qualcosa che è utile alla società. Poi naturalmente mi metto nei panni di uno che magari non legge da tanto tempo. Cioè, in Italia noi abbiamo un tasso di scolarizzazione altissimo, e va bene, questo va bene, però se tu non eserciti questa facoltà nel tempo, la facoltà proprio di saper leggere, si atrofizza. Uno è come uno che fa un lavoro assolutamente sedentario che non si muove mai, e poi un giorno che decide di fare una passeggiata di 3 km, quando torna a casa è tutto sgalloppato, come si usa dire, no? Dice, c'è tutti i dolori, voglio dire, in tutte le parti del corpo. Dice, ma che ha fatto? Ho fatto appena 3 km, non era abituato. Allora, tanto è vero che se uno non legge da tanto tempo, apre un libro, arriva a pagina 15, sembra che uno sembra aver fatto una vita, voglio dire, ah, sono stanco mentalmente, no? Sono stanco. Allora, io voglio digitalizzare il catalogo dei libri e offrire insieme ai libri anche la versione audiolibro, cioè la possibilità di poterlo ascoltare, perché è meno faticoso, soprattutto per le persone che non sono abituate, con l'intenzione di avvicinare sempre di più persone alla lettura. Perché, ed è l'ultima cosa che vi dico, dove c'è cultura c'è anche A, sviluppo sociale, B, sviluppo economico. Infatti, vedete questo parallelismo che c'è fra la Calabria e la provincia autonoma di Bolzano, no? C'è in Calabria, con quello che dicevo prima, solo il 20% delle persone nell'ultimo anno hanno acquistato, cioè tu trovi un tessuto sociale, voglio dire, dove c'è ancora tantissimo lavoro da fare, e vabbè, un tessuto economico, voglio dire, che di cui non ne parliamo perché non ne parliamo appena. Mettetelo a confronto con la provincia autonoma di Bolzano, dove il dato della lettura è invece esattamente l'opposto, e noi troviamo anche un tessuto sociale che è molto più evoluto rispetto a quello calabrese, così come troviamo un tessuto economico che è una cosa completamente diversa. L'ho fatta lunga, io vi ringrazio e passo la parola a Miriam, facendovi diamo la parola a Miriam, ricordandogli che dopo il suo intervento, se c'è qualcuno che vuole prendere la parola, qualche sollecitazione a Miriam, mi domanda sul testo oppure per l'intervento, libero e padronissimo di farlo alzando la mano e venendo qui per prendere il microfono. Grazie. Grazie a tutti per essere qui. Adesso è un po' difficile, perché, insomma, capite bene che sono molto emozionata. L'ho immaginato questa giornata, però insomma, non pensavo. Ce la farò. Allora, vi racconto un po' com'è andata
questa, insomma, la nascita di questo progetto. Io dal 2020 ho iniziato a collaborare con l'Officina dei giornalisti, appunto questo giornale telematico che è nato proprio durante la pandemia, e mi è stato proposto di curare una rubrica. Quindi la direttrice mi ha detto, insomma, se avessi avuto voglia appunto di curare una rubrica sulle aree interne e sullo spopolamento. Essendo cresciuta a Buronia, insomma, avendolo vissuto insomma, in prima persona il fenomeno dello spopolamento, ho detto forse la mia esperienza mi può aiutare ad analizzare questa tematica e quindi a raccontare un po' che cosa significa. E quindi ho iniziato a scrivere questi articoli. Poi ho pensato appunto di raccogliermi in questo volume, incoraggiata anche da Umberto, che meno di un anno fa, insomma, abbiamo parlato in un'altra occasione culturale di questa cosa, e quindi poi ho deciso di farlo. Lungo la strada, come diceva Marco, ho incontrato appunto Marco, che ha accettato di editare il volume, quindi è oggi per me si chiude un cerchio. E il volume raccoglie gli articoli che ho scritto dal 14 maggio 2020 fino al 24 febbraio 2022, ed è un volume che in qualche modo ho voluto anche un po' dedicare a Buronia. E insomma, già dalla copertina l'immagine di Vittorio Ciamarra, che ringrazio ancora per avermela concessa. E poi insomma il gigante rappresenta un po' questo territorio a cui tutti noi siamo molto legati, e quindi ho voluto anche dedicarlo a Buronia questo volume, e nel primo articolo parto proprio da Buronia, raccontando un po' quelle che sono le mie sensazioni, le sensazioni che ho avuto quando stavo, insomma, vi racconto un po' come è andata scrivendo questo primo articolo. Stavo alla scrivania ed eravamo chiusi a causa del lockdown, quindi dovevo scrivere il primo articolo di introduzione a questa rubrica. Mi sono seduta e ho immaginato un po' Buronia quando io ero una bambina adolescente e adesso. Quindi se volete leggo qualche pezzetto e poi continuiamo, speriamo di farcela. Con lo sguardo torno indietro nel tempo, vedo gente che anima ogni singola strada di un paese che ora è ricco di totalmente disabitati. In altri, a malapena, solo un paio di case sono vissute, mentre le altre tornano ad animarsi un paio di settimane ad agosto. Negli anni la vita del borgo e dei suoi abitanti è cambiata. I bambini di qualche decennio fa, che giocavano per strada con il bello e il cattivo tempo, sono diventati adulti ed hanno percorso una strada che li ha portati via. Una strada che ho percorso anch'io, scegliendo una grande città, per poi tornare e decidere di esistere, perché nulla è perduto. Con il tempo la popolazione è diventata sempre più anziana. Le campane suonano più spesso a lutto piuttosto che per annunciare un nuovo nato. La bellezza del borgo sembra svanire, i lineamenti delle case sembrano sfumare, le luci spegnersi, le voci tacere fino ad avere la sensazione di profondo silenzio e del buio totale. Lì dove un tempo si sentivano bambini giocare per strada, gente chiacchierare davanti alle uscite delle case, dove anche nel pomeriggio d'inverno si usciva per ritrovarsi nella biblioteca per consultare i libri, mentre le persone più anziane si incamminavano verso la chiesa per i vespri della sera, oggi c'è solo silenzio. Lì dove c'era una bottega o un negozio, ora c'è una salicinesca abbassata. Il sorriso di quel commerciante lo tengo impresso nei miei ricordi, ma non lo vedo più. Qualcuno ha cercato di portare avanti l'attività di famiglia, resistendo con le unghie e con i denti, ma poi ha mollato. Qualcun altro cerca di resistere per i propri figli. È in quel posto che vuole farli crescere e poi non ci sta di demolire quel paese. Un paese mio che è lo specchio di altre migliaia di comuni delle aree interne dell'intera penisola, che di questa penisola sono la spina dorsale e i comuni. Nel tempo probabilmente sono diventati più fragili e vulnerabili, ma possono rappresentare un originale laboratorio di rigenerazione comunitaria, di nuove forme di economia, di ritrovate relazioni sociali e ambientali. Poi vabbè, continuate magari a leggerlo voi. Yeah.
cosa. Io credo che questi piccoli paesi possono avere un nuovo futuro, insomma si può scrivere un nuovo domani per questi territori, ma la conferma è, come diceva Umberto, è proprio quello che insomma mi hanno raccontato durante questo percorso. Io ho raccontato, sono andata a scovare storie di persone che hanno deciso di rimanere, di intraprendere dei percorsi. Ho avuto il piacere e l'onore di inserire in questo volume la storia di Valerio Berardo, il progetto di Duroni, quindi di Alessio Manzo e di Davide De Vincenzo. Ho raccontato di Cammina Molise, perché non ce lo dimentichiamo, Cammina Molise parte da qui, ha portato tanto nel Molise, e quindi insomma per me potrebbero sembrare delle cose scontate, perché poi molto spesso si dà per scontato delle cose, delle attività, delle iniziative, che però poi hanno un significato importante per il territorio, perché insomma intraprendere dei percorsi dal basso, senza l'aiuto di nessuno, perché molti me lo hanno detto questa cosa, noi siamo partiti dal basso, abbiamo iniziato, siamo andati avanti con le nostre forze, poi forse a un certo punto è arrivato anche il momento in cui potevamo anche dire basta, non ce la facciamo, perché ci voltano le spalle, non c'è l'incoraggiamento che dovrebbe esserci, però insomma vanno avanti. E oltre a queste esperienze, a queste storie, ho voluto anche ascoltare insomma, rappresentanti delle istituzioni, ci sono interviste a delle persone, a dei politici che hanno intrapreso quindi delle iniziative, si analizza la SNAI, la strategia nazionale delle aree interne, la legge sui piccoli comuni, però è un po' da contorno a quello che però è il cuore del volume, che appunto sono le voci e i volti delle aree interne e dalle aree interne. E quindi insomma le azioni che ho raccontato sono appunto, come dicevo, esperienze che sono partite dal basso, di giovani che hanno avuto il coraggio di andare incontro ad un futuro che non era rosso, cioè non vedevano sicuramente una strada in discesa davanti a loro, e quindi tutte realtà che però insomma continuano ad andare avanti, e quindi insomma qualcosa di buono e di positivo evidentemente in questa regione c'è. E poi da qui ho spaziato un po' e sono andata a trovare anche altre storie, per esempio ho raccontato iniziative che sono nate in Salento, in Piemonte, in Basilicata, che però ho deciso di inserirle perché possono essere un esempio per altri che magari insomma, potrebbero dire no, non ce la faccio, non c'è la possibilità di farlo, però ci sono delle iniziative che possono appunto dare l'esempio concreto che delle cose insomma si possono realizzare. E ho raccontato anche la storia, comunque le esperienze di comuni dove ci sono delle amministrazioni lungimiranti e che sono diventati degli esempi. Per citarne alcuni, Macchia Godena, dove sappiamo tutti che la cultura, ecco quello che si diceva prima, le presentazioni dei libri, che sono state tanto criticate anche ultimamente, hanno portato turismo, hanno portato persone in quel posto, e c'è gente che ha deciso di acquistare delle case. Quindi questo significa che insomma quel paese si potrebbe ripopolare. C'è la storia di Civita Campomarano, sappiamo tutti che Civita Campomarano per arrivarci è anche molto difficile, perché come si diceva le strade sono, insomma la viabilità la conosciamo tutti, è abbastanza precaria. Però lì un artista ha deciso di iniziare con dei murales, e adesso ogni anno, adesso mi sembra che quest'anno sia stato il settimo, si realizza questo festival che porta artisti da tutto il mondo, quindi è una vetrina per quel territorio, e sicuramente è qualcosa di positivo per quel paese. Quindi questo per dire che si può fare qualcosa di buono. E la volontà c'è, perché io lo so che la volontà c'è da parte dei cittadini, dei giovani, però devono essere in qualche modo incoraggiati, devono essere aiutati e insomma devono essere lasciati invogliati, e devono comunque poter dare il loro contributo. E
perché insomma quello che appunto, come dicevo nel titolo, rappresenta per me questa E maiuscola è importante, perché significa esistere, come per dire che ogni comunità esiste, cioè il diritto di contare. Quindi, come ho detto in più occasioni, io ho avuto modo di confrontarmi anche con diverse persone che ho intervistato, vivendo in una piccola comunità, piccola o grande poi alla fine, le comunità hanno il diritto appunto di esistere e devono essere ascoltate, quindi le decisioni che vengono prese non possono essere calate dall'alto, perché devono poter contribuire alle scelte che vengono fatte per, questo, per i diversi territori. Quindi tornare, ecco, faccio riferimento a quello che, alla manifestazione che c'è stata a Torella l'altra sera, tornare in una piazza e poter parlare, poter discutere, ma anche in un'assemblea pubblica, poter prendere delle decisioni con il contributo delle comunità, secondo me è la cosa più importante e fondamentale che possa esserci affinché appunto la comunità diventi, è parte integrante poi di quella scelta che viene fatta per il territorio. E poi ogni scelta, come più volte ha detto anche il professor Pazzardi, e qui c'è un suo intervento, non possono essere, le scelte non possono essere uguali per tutti i territori, non possiamo avere le decisioni che vengono prese per Roma o Firenze, possono essere fatte anche per un paese come Roma, insomma. Bisogna a questo punto, secondo me, e lo dico in più occasioni, insomma, a conclusione dei diversi articoli analizzando le varie situazioni, la politica, le scelte politiche quindi devono avere evidentemente una direzione diversa a seconda delle esigenze dei paesi, dei territori, delle comunità e a seconda delle necessità che ogni comunità ha. Io non so se sono stata chiara, ho parlato un po' troppo, insomma, presa anche dall'entusiasmo, dall'emozione, non so se ci sono domande, se volete chiedermi qualcosa, oppure potrei leggervi un altro brano, non lo so. Come vi ha detto lei, stare insieme significa innanzitutto discutere, confrontarsi. Fare cultura significa questo, fare ricerca insieme per trovare soluzioni ai problemi. Prego. Giovanni Germano, che è scritto poi subito dopo. Miriam, complimenti. Vuol dire che noi siamo più grandi di te, di Umberto, tu padre, tanti altri, dobbiamo essere felicissimi, perché tu questa sera sei qui. Quanto il nostro messaggio è stato raccolto. E questi paesi hanno bisogno di queste presenze come la tua. E hanno bisogno che questi messaggi vengano continuamente recepiti. Scusate, noi la vita che ci dedichiamo a questo paese, a questa terra, una vita lunghissima, piena di sacrifici, di passioni, di consapevolezza. E siamo stati anche fortemente ostacolati proprio qui. Proprio qui non si sa per quale motivo. Poi probabilmente ne parleremo quando presenteremo il libro dei 25 anni di Cammino Moise per una settimana. Sono questi ostacoli che dobbiamo cercare di superare, vivere in comunione per il bene comune. Ho apprezzato molto quello che diceva l'editore, parole semplici, chiare. Noi li predichiamo da sempre. Io faccio l'architetto, quindi qua
tanti anni fa all'università, purtroppo, si parlava già di equilibrio tra città e campagna. Negli anni 70, quanti anni sono passati? Le città muoiono per il troppo e i paesi muoiono per il poco. Bisogna riequilibrare questa situazione con leggi appropriate. È vero che c'è bisogno di sindaci sensibili, di amministratori anche regionali sensibili e preparati, ma c'è bisogno dello Stato, di leggi statali che finalmente capiscono una volta per tutte che i nostri paesi dentro terra è fondamentale ancora per l'Italia. Se non si interviene domani, non dopo domani, ma domani i nostri paesi rischiano la morte non solo materiale, ma appunto culturale, è una cosa ancora più grave. E niente, io ti ringrazio Miriam anche per aver portato sul tuo libro l'esperienza nostra di Camina Molise, che ormai dura da 28 anni, però noi quando portiamo in giro, sono 4 giorni di Camina, l'ultima è finita la 28esima qualche giorno fa, noi portiamo 250 persone a camminare, è una cosa incredibile, è una cosa che per 4 giorni, una manifestazione unica in tutta Italia. Tutte queste persone che vengono da ogni parte d'Italia, anche dall'estero, quando vedono questi nostri paesi, questa nostra terra, rimangono incantati, incantati. Altro che il Molise non esiste, noi esistiamo e come? Ma dobbiamo sapere resistere, grazie di Dio. Allora, vi prego, tenete il microfono lontano dalla bocca perché l'amplificazione è ottima. Allora, io innanzitutto tanti auguri a nome della sezione di Campobasso, perché non lo diciamo, forse che Miriam è il socio della nostra associazione ed è una delle collaboratrici più valide, molto impegnata in questi temi e che sono proprio gli stessi di cui ci occupiamo, e la tutela della valorizzazione del nostro patrimonio culturale, paesaggio, e nei nostri progetti, insomma, c'è sempre un forte interesse per il tema che abbiamo ascoltato questa sera. Leggerò con molto entusiasmo, con molto interesse il libro e so che sarò contento perché Dio lo so. Qualche altro intervento? Prego, tieni. Accostati di là, se non passi in casa. Buonasera a tutti. Presentati per favore. Sì. Ciao Miriam. Mi presento con Luciano perché Miriam è Antonio Sebusi. Non è una scoperta per me. Io sono Antonio Sebusi, sono l'ideatore e promotore di un'altra manifestazione culturale che si fa sui territori. Ci tenevo a essere presente, io non sapevo questo tuo libro, l'ho scoperto proprio appena il festival è finito, quindi sono rimasto abbastanza sorpreso, ma positivamente chiaramente, perché poi questo resistere è uno anche dei temi che noi abbiamo affrontato durante una delle nostre edizioni del nostro festival. E noi, io sono l'ideatore di un festival appunto Roccia Moggia, che ho
ideale nel 2017, con Miriam già abbiamo avuto una prima, diciamo, un primo approccio nel 2017, e proprio lei ha raccontato anche la prima lezione, mi ricordo molto bene. Poi ci siamo un po' lasciati, però vi annuncio che, insomma, forse non sapete, ma quest'anno io e noi abbiamo deciso di avere Miriam come responsabile della comunicazione e come ufficio stampa, perché appunto ritenevamo, abbiamo ritenuto e pensato che Miriam potesse darci una mano molto forte anche nella divulgazione, nella comunicazione per questa nostra manifestazione. E perché questa scelta? Perché, insomma, diciamo, in questi 4-5 anni io, insomma, ho letto alcune cose di Miriam e ho capito le qualità di questa nostra giovane molisana, e oltretutto di un territorio che è molto vicino al, diciamo, ai luoghi dove noi facciamo la manifestazione. La nostra è una manifestazione culturale vera e propria. Miriam sicuramente adesso diventa più anche consapevole di quello che stiamo facendo. Quest'anno abbiamo fatto 5 giornate distribuite nei vari comuni, proprio perché noi vogliamo andare a questa manifestazione proprio con le intenzioni, come anche Miriam riporta nel libro, di dare attenzioni a questi paesi. Come diceva anche Giovanni, noi dobbiamo lavorare per permettere a questi paesi non solo di esistere, ma di dare una nuova possibilità, un nuovo futuro, una nuova rinascita in questi territori. E questo è fondamentale. Perché? Perché l'Italia ha bisogno. L'Italia ha bisogno dell'aria interna. Cioè, noi per troppi anni abbiamo consentito alle persone di spostare, di andare fuori da questi territori. Che è anche bene che ci sia questo spostamento e movimento. Anzi, io penso, anche attraverso l'esperienza di questi 5 anni, di queste 6 spedizioni, e anche il contatto, io sono originario di questi paesi, di Trivento. Poi mi sono allontanato, ma sempre con uno sguardo di ritorno, perché di ritorno, uno sguardo di viverci, di avere la consapevolezza di essere un abitante di questo luogo. Io non ho mai spostato la residenza, quindi sono stato cittadino di Trivento per sempre, pur esercitando la mia professione a Roma, ma non mi sono mai allontanato da questo territorio, il che ci tengo particolarmente. E questi movimenti, diciamo, anche demografici, di spostamenti, di lavoro, non è che poi sia un fatto estremamente negativo, però bisogna anche consentire a questi territori di sviluppare anche un'idea, una consapevolezza propria di poter avere una capacità di progettare i servizi, le infrastrutture, cioè tutto quello che può garantire il benessere anche proprio di quelli che vivono. E questo è fondamentale. Però c'è appunto il tema della politica, che purtroppo non accompagna questo tipo di, come dire, di discorso, no? Che consente appunto a questi due paesi poi di spopolarsi completamente. Quindi, insomma, i temi sono enormi, sono anche semplici, perché potremmo anche, attraverso la nostra, il nostro impegno personale, se ognuno di noi facesse delle azioni individuali, innanzitutto, che vengano azioni di impegno civile, di, anche di attenzione, di cura dei luoghi, perché questo anche è un altro elemento. Cioè, noi che viviamo qui, e io lo vedo a Trivento, ho una vita un po' più grande di Bologna, beh, non c'è attenzione da parte di
quelli che abitano in questo paese, cioè occupano il proprio luogo, anche la propria abitazione, molte volte anche il proprio marciapiede. Questo secondo me è un atteggiamento non positivo, cioè che va riscoperto come valore fondamentale per cercare, come dire, di avere questa occasione, opportunità di benessere anche individuale ma anche collettivo, perché questo, come dire, alimenta, no, l'azione anche degli altri abitanti e cittadini. Però, insomma, io non voglio assolutamente, i temi sono tanti e noi con il festival cerchiamo di affrontare. Quest'anno abbiamo fatto delle belle discussioni, io ho assistito, dove abbiamo parlato anche di cultura del progetto, perché è fondamentale questa cosa. Cioè noi non possiamo assolutamente delegare, cioè quando si parla, adesso io non leggerò con attenzione, ma già sento, insomma, che ci sta questa sintonia, quando parliamo di partecipazione attiva, questa deve essere vera. Cioè le associazioni, i singoli cittadini devono partecipare alla vita pubblica, non possono delegare a un sindaco, dice vabbè, ma ci sono le elezioni, vabbè, eleggiamo il sindaco, vabbè, pensi, il giorno dopo se ne dimenticano. Il sindaco dimentica i cittadini perché non ha interesse, e i cittadini si dimenticano di quello che è della campagna elettorale, di quello che è stato detto durante la campagna. Cioè è assolutamente ingiustificabile. Quindi c'è bisogno di riportare la politica tra di noi innanzitutto, cioè dal basso. I festival servono questo, cioè devono mettere al centro dell'attenzione il valore dei cittadini e di questa rigenerazione umana, perché poi questa è la sostanza. Noi in 30 anni, 30, 40 anni abbiamo perso questo, il valore fondamentale umano, ed è gravissimo. La politica perciò non vale più, perché appunto abbiamo perso questo, il contatto anche tra noi. Insomma, ci sono delle cose veramente inquietanti e secondo me bisogna assolutamente darsi da fare. E io sono molto felice che Miriam sia una protagonista di questa nostra regione, e spero che anche altre energie giovani vengano allo scoperto, perché noi ne abbiamo bisogno, assolutamente bisogno. Perché dicevo anche alla conferenza stampa, non mi ricordo, di Giovanni che cammina Molise, beh, insomma, io sono soddisfatto, sono contento di aver ideato questo festival all'età quasi di 60 anni. Vabbè, ma io ho un repertorio politico e culturale che da 15 anni che faccio politica. Però mi sembra un po' paradossale che poi i giovani non raccolgono questo impegno. E questo è molto è grave. E noi ne abbiamo bisogno. Quindi va bene, grazie del tuo lavoro, insomma noi contiamo molto su di te, anche come nostra festa, e come li porteremo avanti anche le tue idee, insomma, ad altre che stanno, tantissime altre pubblicazioni sulle all'interno che noi quindi leggiamo e cerchiamo di affrontare tutte le tematiche di questi territori. Grazie mille, scusate se mi sono limitato. Ringraziamenti, poi ho due comunicazioni informative. Allora, la notizia di oggi, insomma, abbiamo ascoltato tutti, è stata quella della morte di Piero Angela, e Piero Angela è stato un punto di riferimento nel mondo del giornalismo, e una sua ultima frase diceva: cercate di fare anche voi la vostra parte per questo nostro difficile paese. Ecco, io voglio salutarvi con questo invito per tutti noi, perché se ognuno di noi
facesse una piccola azione e dall'altra parte questa piccola azione venisse accolta e tutto venisse messo insieme, quindi la parola sinergia, insomma, possa proseguire per costruire un nuovo futuro, penso che anche queste aree insomma, possano avere un destino diverso. Io vi ringrazio, ho dei ringraziamenti importantissimi da fare. Allora, ringrazio innanzitutto Umberto, grazie per il sostegno che mi hai dato in questi anni e sempre. Ringrazio la Proloco, Mario, per la fiducia anche in questo evento. Ringrazio l'associazione Molise Morol che ha patrocinato e che comunque sta agendo sul territorio. Grazie Marco per essere venuto dalla Calabria a sostegno e a supporto di questa presentazione. Spero che ce ne siano anche altri, insomma, se mi vorrete in qualche altro paese vengo volentieri. Poi ringrazio le voci e i volti delle aree interne che ho ascoltato in questi anni, ringrazio la mia famiglia grande, tutti. Poi così tanto perché siamo lontani, ci sono sempre dove li vedo, le mie amiche del cuore che sono qui, e grazie a Don Gino, grazie a chi mi ha accolto in queste nuove associazioni e comunque mi dà spazio, grazie anche agli amici dei miei genitori che per me sono stati un esempio, e la loro tenacia, la loro determinazione mi ha aiutato anche ad andare avanti, e grazie a tutti voi per la vostra presenza e per l'affetto che mi avete dimostrato in questi giorni. Si occupa di un certo Rocco da Montpellier, è quel signore che vedete dietro di noi nella statua, che si sia credente o meno ha poca importanza, ma è questo saggio la testimonianza su una persona che ha dedicato tutta la sua vita al prossimo, come tanti ne abbiamo anche Droni. Poi il 19 ci sarà la presentazione di un altro saggio importante curato da Giovanni Germano sull'attività del Cammino Molise, che è un'altra esperienza di carattere culturale legata al turismo, sulla quale vi pregherei di essere presenti tutti quanti. E poi vorrei concludere questa serata, proprio per riprendere il discorso del piano di sviluppo della lettura e della cultura che sollecitava l'editore che è venuto dalla Calabria fin qui per la prima presentazione di questo saggio di Miriam, con un'iniziativa di cui qualcuno qui in sala già conosce così l'idea e che vi lancio questa sera, sulla quale vi prego di riflettere se vi sembra un'idea fattibile, date pure il vostro contributo, perché potrebbe essere l'iniziativa magari della prossima stagione estiva qui a Durone. La proposta è quella della prima fiera del libro di autore molisano, cioè l'invito a tutti gli autori molisani che vogliono essere presenti di venire a Durone per questa prima fiera del libro, da tenere magari, se il tempo ovviamente, al campo sportivo. Poi l'organizzazione di questo evento si può tenere in equip, perché l'idea è nata in un gruppo di persone molto ristrette, ma è chiaro che bisogna promuoverla e metterla in campo.
Ricordo anni fa, se certamente molti di voi lo ricordano, quando abbiamo organizzato un evento che si chiamava Ziembra Pazia. Fu un evento che percorse l'interesse di questa comunità in maniera larghissima e che molti di voi ricorderanno, vive in questa piazza, distante dalla chiesa, quella sera, qualche migliaia di persone. Ecco, questo evento che vi sto proponendo, speriamo, con l'aiuto di tutti quanti i bolognesi, possa raccogliere ancora una volta i bolognesi intorno a quello stare insieme di cui Miriam parlava prima. Intanto, grazie ancora, con l'invito ad essere presenti nei prossimi eventi. No, vi do anche questa anticipazione, no? Raccolgo questa cosa raccolgo questa sollecitazione della Fiera del Libro degli autori molisani, e io ho presentato già il progetto, questo può essere una cosa molto, appunto, è un'anticipazione che faccio adesso, progetto di turismo e cultura il prossimo anno, e dove io ho previsto una 3 giorni in un villaggio letterario a Pietrapupa, dove io inviterò le case editrici del sud, diciamo quelle regionali, tra cui adesso, come dire, ho avuto l'opportunità di conoscere la casa editrice di Cleto, e mi farebbe piacere che fosse presente, e faremo questo invitando la Terza, innanzitutto la Terza e il Donzelli, che sono le case editrici maggiori anche per quanto riguarda le pubblicazioni sulle aree interne, sugli argomenti a noi cari, ed altre, Navarra, della Sicilia, insomma, una 10-15 case editrici che possono, come dire, creare anche l'opportunità, l'occasione proprio di sviluppare la cultura anche nei piccoli comuni, nei piccoli paesi, che a noi, questo secondo me è il valore aggiunto che bisogna dare. Grazie. Buonasera a tutti, grazie ancora. Grazie ancora.